Un incontro con i consulenti fiscali e i responsabili dei centri di assistenza fiscale al fine di fornire tutti i chiarimenti richiesti in ordine a delle anomalie presenti in alcuni avvisi di accertamento IMU relativi al 2012 inviati ai cittadini e di migliorare la collaborazione tra il Comune e i rappresentanti dei contribuenti. È stato promosso dall'amministrazione comunale di Sciacca e si è svolto questa mattina all'interno della Sala Blasco. Il recupero delle entrate andrà a regime. Quindi è bene instaurare un rapporto di trasparenza e di collaborazione con i cittadini e quindi con i consulenti e con i CAF che rappresentano i cittadini su questo aspetto, per cui se ci sono elementi su cui bisogna far chiarezza che si facciano, ma soprattutto anche grande disponibilità, perché verranno attivati dei meccanismi per rendere più veloce il controllo delle pratiche, perché è evidente che se ci sono errori, questi errori devono essere corretti nel più breve tempo possibile e soprattutto senza gravare sui cittadini. Alla luce soltanto del cambio un po' della normativa che si è avuta fra il 2011 e il 2012, perché nel 2012 è subentrata l'IMU, che ha un qualche aspetto di carattere di presupposto di imposta un po' diverso, abbiamo voluto cercare di di rassicurare un po' tutti i soggetti e i nostri collaboratori, insomma, nella qualità di consulenti di centri di assistenza, che l'attività dell'ufficio è stata fatta in maniera corretta e che probabilmente qualche anomalia che poi diventa fisiologica ci può essere oggetto di chiarimento e anche di un rapporto un po' diverso rispetto agli anni passati, basato sull'aspetto tecnologico, perché stiamo informatizzando, puntando molto sulla maggiore collaborazione informatica con i contribuenti. All'appello mancano diversi milioni di euro per ciò che concerne l'IMU del 2012, come conferma al nostro telegiornale il ragioniere capo del Comune di Sciacca. Non abbiamo un calcolo ben preciso perché si tratta nella maggior parte di versamenti sul dichiarato. Gli importi sono molto alti, consistenti. Dobbiamo capire se al rendiconto queste somme che abbiamo inviato poi diventeranno definitive. Mancano diversi milioni di euro in questo senso, quindi abbiamo fatto un conteggio che siamo sopra i 3 milioni di euro complessivamente di avvisi emessi. Quindi dobbiamo capire se poi queste somme che mancano effettivamente sono quelle veritiere oppure se c'è qualche differenza poi rispetto ai dati definitivi che verranno fuori. A destare più di qualche clamore in questi giorni è anche l'invio nelle case dei contribuenti saccensi delle bollette EAS. Stiamo verificando e ci stiamo interessando anche di questo aspetto, dichiara il sindaco Francesca Valenti. Ne abbiamo parlato perché infatti io ho chiesto di attivarsi per verificare, perché è una cosa che ovviamente non dipende dal comune, che non è passata, non passa dal comune, però sempre lì nella logica di tutela dei diritti dei cittadini dobbiamo anche noi provare a capire di cosa si tratta e sono stati attivati gli uffici a questo fine, quindi vedremo un attimo di che cosa si sta parlando. Nei giorni scorsi era stato il centrodestra ad intervenire sulle bollette e gli accertamenti poco chiari e che contengono inesattezze, chiedendo all'amministrazione di sospendere la riscossione di tali somme e di effettuare una verifica certosina delle bollette prima di inviarle ai cittadini. Questa la replica del sindaco. Ci possono essere degli errori, anche perché considerata la mole di lavoro che è stata fatta e anche il tempo abbastanza breve, è logico che gli errori ci possono essere e quindi sicuramente questi errori verranno corretti. Con riguardo alla sospensione della riscossione è evidente che è una richiesta che dal punto di vista anche giuridico, infatti mi stranisce che provenga, perché dal punto di vista anche giuridico non si può immaginare la sospensione della riscossione degli avvisi corretti. È per quello che io so dagli uffici, non stiamo parlando di errori che riguardano una percentuale alta di avvisi, anzi sono errori che riguardano una piccola percentuale, quindi immaginare di sospendere la riscossione di tutto non è neanche coltivabile dal punto di vista giuridico.